Sacra presso la Galleria Il Gibellino. Abbiamo qui con noi una delle protagoniste di questa giornata, Barbara Conti. Buonasera. Ho cominciato 20 anni fa, era una cosa naturale per me disegnare e soprattutto colorare. Io disegnavo colorando e quindi non usavo mai la matita ma il colore, e creando poi ritratti, creando paesaggi, quindi molto figurativo. Poi nel corso del mio percorso pittorico sono stata presso alcuni professori dell'Accademia di Ravenna e da lì mi sono poi formata a livello pittorico. Mi sono impegnata moltissimo, ho avuto dei buoni riconoscimenti e sono stata, come dire, premiata nel mio impegno. Io credo di aver fatto un percorso veramente molto importante, con ottimi risultati, premi, un bel po' di soddisfazioni, devo dire questo. Poi sono riuscita a fare anche della pittura concettuale, che era quello che volevo fare, un po' simbolica, un po' di concetti, quindi significati profondi. Non a caso questa collezione si chiama Evocazione Mio, e ho fatto di alcuni simboli il mio percorso di vita. Evocazione Mio spiega esattamente tutto. Poi è la seconda collana che presenterò nell'altra personale, Elementi fuori luogo. Presenterà anche in questa collana, diciamo, la mia proiezione di ciò che desidero, di ciò che non deve essere naturale, di ciò che deve essere fuori dai canoni, non a caso elementi fuori luogo. A questo punto direi di entrare e di vedere le opere. Allora, spettatori, sono elementi, quindi io ho sempre usato gli alberi perché credo che l'albero poi abbia un legame tra l'uomo e terra, vita e quant'altro, è molto importante. I spettatori sono questi elementi, che sono questi alberi trasformati, e sono spettatori di un evento che sta succedendo. Infatti, in effetti si vede che sono in attesa di qualcosa, lo si vede da questo movimento nel cielo, da queste montagne un po' sfocate, tutti illuminati che guardano, che ascoltano e che aspettano. In questo caso io stavo vivendo un momento della mia vita molto importante, stavo aspettando l'evento che potesse poi, come dire, trasformare e qualcosa che mi potesse far superare certi momenti della mia vita, e aspettavo il momento giusto, perché stavo aspettando, e non a caso il titolo che poi aspetta. Passiamo ora al secondo quadro, Illuminati. Illuminati è stato il secondo quadro di questa collana, e Illuminati o Illuminati fanno sì che questo quadro racchiuda un luogo dove tutti quanti questi elementi sono in armonia, perché tutti parte del gruppo, quindi Illuminati. Immagino un percorso, un gruppo che cresce insieme. E se voi guardate, osservate bene questa tela, vedete che ci sono, questo è un percorso, una strada, la definisco sempre un percorso, no? Un sentiero. Ci sono i grandi che fanno passare i più giovani, e in effetti io sono questa. Sono appena entrata nel gruppo di Illuminati o Illuminati. Eccoci davanti all'ultimo quadro della nostra pittrice. Illusione è uno degli ultimi quadri, perché credo che alla fine sia la somma di tutto questo percorso di quadri. L'illusione che tutto potesse essere alla fine allora, il primo quadro si chiamava, per esempio, Cuore di luce. Cuore di luce era un elemento solo, che usciva solo con un gruppo dietro. Finalmente si ritrova in Illuminati, ma la paura che tutto questo sia un'illusione. Questa è la notte. Quindi lei ama i colori, perché c'è questa netta presenza dei colori nelle sue opere. Adoro i colori, disegno col colore, non disegno mai a matita, ritratti, non li faccio mai a matita, ma uso direttamente il colore.
progetti futuri, altre collezioni in programma? Ma sì, penso personale, tra qualche mese sarà tutta mia, sarà costituita da queste collezioni nuove che sono Evocazione all'Io e sono anche l'altra è Elementi fuori luogo, ma avrò modo di presentare anche una collezione privata di un'importante famiglia di Ferrara. Adesso però non voglio dire nulla. Interessante, avremo quindi anche questa nuova collezione da seguire con la nostra pittrice. Grazie. I'm one that you can't see if I'm